21, il 20° appuntamento con Melò, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Siamo in pieno Tour de France, ma questa è una puntata particolare in cui parleremo ovviamente della corsa francese, ma occhi puntati, fari puntati sul trofeo Matteotti, edizione numero 68, che si corre domenica a Pescara sul tradizionale circuito, una corsa che sarà sicuramente condizionata dal grande caldo, che è un po' la storia e la tradizione del trofeo Matteotti, ma insomma, se più o meno vi girate intorno potete capire che tipo di sforzo faranno i corridori domenica. Parleremo del ciclismo di casa nostra, perché c'è stata una gara juniores a Spoltore nel weekend passato. I temi sono tanti, comincio a presentare gli ospiti di questa sera. Lo invidio perché è con una maglietta, con una t-shirt a mezze maniche, sì. Lo invidio tantissimo e lo saluto. Luciano Robottini, ciao Luciano, un applauso. Buonasera, buonasera a tutti. Sento quasi freddo in questo studio. Senti quasi freddo. Allora, questa, lo diciamo subito, non sarà una puntata, sarà una specie di maratona, nel senso che chi resiste con questo caldo e con questa temperatura, con i fari, fino alle 10.30, vince una bicicletta che abbiamo qui, la mettiamo in palio, perché insomma temperature equatoriali in questo studio, ahi noi, insomma, perché di solito si dice, ma loro da casa, qui fa caldo, ma loro in studio stanno bene, col cavolo che stanno bene, sto già schiumando. Grazie, ben ritrovato Gilberto Petrucci, ciao Gilberto! Beh, diciamo che vogliamo emulare il trofeo Matteotti. Il trofeo Matteotti, penso che faremo anche con meglio. Con questo caldo naturalmente ci sarà davvero da pedalare e soffrire. Esatto, tu sei arrivato con la camicia tirata giù, ma adesso piano piano iniziare a tiri su. Stiamo aspettando Vincenzo Santoni che ci raggiungerà tra pochissimo. Non sarà in ammiraglia domenica al trofeo Matteotti, ma l'anno prossimo probabilmente sì, ci fa questa promessa. Alessandro Donati, ciao Alessandro! Buonasera. Direttore sportivo della GM Cycling Team, direttore sportivo della Digiotech, Dario Di Giovanni, ciao Dario! Buonasera a tutti! E poi, sugli spalti un po' ridotti, un solo rappresentante della Digiotech, Stefano Sarchiapone col papà Fabrizio, ciao a tutti. Salve. E due! Ma sarai un rappresentante fortunato, perché questa sera faremo un esperimento di televisione, dopo capirete quale. Vi ricordo il numero per interagire con noi, il numero di sms, tra un po' lo vedrete qui vicino al mio dito, 392-623-7060, eccolo qua che appare in sovraimpressione, tutti i social network per interagire con noi, ne parleremo nel corso della serata. Tanto saluto e ringrazio l'eccezionale Gianni D'Areo in regia e anche Silvia Gentile alle camere. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo, inizia velo numero 20. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Europa Ovini. Da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripateatina. Chieti. Il presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna vi invita all'edizione numero 68 del Trofeo Matteotti, la gara ciclistica sul percorso più bello e tecnico del mondo. Pescara, 19 luglio 2015. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale.
Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manopello, via Vallone 16. Oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. 97. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata. Sono vicini a te. Eccoci di nuovo insieme per questo 20° appuntamento con Velola, rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Ovviamente la copertina non può che essere per il Tour de France, per la Grand Boucle che si sta correndo in questi giorni e che probabilmente, anche se siamo ancora un po' lontani da Parigi perché mancano ancora 8-10 giorni, sembra avere già un vincitore, Christopher Froome, il capitano del Team Sky, ma soprattutto probabilmente sembra avere uno sconfitto numero uno, ed è il nostro, ai noi, Vincenzo Nibali, che è molto molto attardato e sembra oramai aver abdicato dal ruolo di grande favorito, ma anche di per l'eventuale riconferma. Una crisi profonda, quella del corridore messinese, dello squalo di Messina, che l'altro giorno, martedì, Gilberto, insomma, abbiamo visto faticare tantissimo su quella che poteva essere la prima asperità vera del Tour de France. Era già un po' attardato, eccole qua, queste sono proprio le immagini di martedì, e che alla prima forzatura del gruppo dei migliori, insomma, ha perso contatto e non si è più ritrovato. Sì, in effetti c'è qualcosa che non va in Vincenzo Nibali, non credo che sia soltanto questioni legate alla sua condizione fisica, perché effettivamente è molto scarico anche dal punto di vista psicologico, credo che abbia anche problemi con la squadra, quindi... certo, non è un bel modo di difendere il primato. Poi vabbè, c'è Froome che va fortissimo, un motorino in salita, lo abbiamo visto all'opera, e certo c'è il rammarico perché il siciliano poteva dire qualcosa in più, ma evidentemente ci sono, oltre alla mancanza di concentrazione, c'è anche qualche altro problemino. Era una tappa, quella di martedì, che
settimana scorsa Maurizio Formichetti aveva detto attenzione alla tappa di la Pierre Saint Martin, perché potrebbe dare già delle risposte. In realtà ha dato quattro risposte, nel senso che uno andrà a vincere il Tour de France e gli altri tre, Contador, Nibali e Quintana, probabilmente Quintana è stato l'ultimo a cedere, però ci vuole altro per ribaltare la situazione. Il Tour non si vince soltanto con la fortuna, occorre avere gambe e preparazione, quindi ci serve concentrazione, una squadra. Certo, Quintana è una bella sorpresa, anche se naturalmente c'è ancora molto da fare, ma Froome va fortissimo ed è davvero irresistibile in salita, cioè, quindi è chiaro che ci sarà davvero da faticare. Queste intanto sono immagini che si riferiscono proprio a Quintana, l'ultimo a cedere proprio martedì scorso. Poi oggi c'è stata la vittoria di Purito Rodriguez in solitario, davanti, ha vinto davanti a Fuglsang. E perché nominiamo Fuglsang? Perché intanto tra un po' salutiamo, che si sta accomodando, lo saluto e lo ringrazio, Vincenzo Santoni. Ciao Vincenzo. Ciao a tutti. Interrompiamo un attimo le immagini per l'inquadratura a Vincenzo, eccolo qua, ben ritrovato. Buonasera. Dicevamo, ha vinto oggi Rodriguez davanti a Fuglsang. Perché nomino Jakob Fuglsang? Non perché ha un nome accostabile al mio, ci mancherebbe, ma perché è stato un nome caldo in questi ultimi due giorni. C'è stata una polemica tra l'Astana e Nibali, o meglio tra Vinokurov e Nibali, con la sensazione che Vinokurov stia lentamente accompagnando alla porta Vincenzo Nibali, ovviamente non soddisfatto di quanto di come Nibali sta rendendo in questo Tour de France. Si era parlato di l'investitura ufficiale proprio da parte di Vinokurov per Jakob Fuglsang come nuovo capitano dell'Astana. Vincenzo, andiamo subito in causa, perché insomma è un po' strano che una squadra strutturata con grandi mezzi economici come l'Astana si perda in maniera così clamorosa nella competizione più importante che c'è. Ma non dimentichiamo tutte le polemiche che ci sono state quest'anno, le problematiche che hanno avuto per l'iscrizione e sempre l'ingrandimento che hanno addosso dall'USEI. Tutte le problematiche secondo me vengono da lontano, vengono... Vinokurov non si deve dimenticare che quando aveva difficoltà per l'iscrizione, mi sembra in prima persona, Nibali ha messo la faccia proprio come atleta di trasparenza, di serietà, per far sì che avesse la licenza. Adesso ci sono delle polemiche, ma io penso che sono più giornalistiche che di fatto. Poi sai, quando i risultati vengono a mancare le polemiche sono facili. Poi ovviamente tra un po' ne parleremo, questa è stata una settimana particolare per tre casi diversi tra di loro. Paolini, il caso Paolini, fermato per positività alla cocaina, il caso di Francesco Reda, non negativo all'Epo, e il caso di Ivan Basso, che per fortuna dopo che aveva dovuto abbandonare il tour, gli era stato riscontrato un tumore al testicolo, per fortuna è stato operato e sembra andare tutto ok. Ne parleremo tra pochissimo. Tu però, Alessandro, invece che cosa ne pensi? Prima abbiamo visto, quella era la prima pagina di AS, quotidiano spagnolo, praticamente letteralmente Vinokurov indica a Nibali la porta del team Astana. Ma credo... Secondo te è un po' ingeneroso anche rispetto a quello che diceva Vincenzo Santoni? Nibali si era speso e aveva messo davanti la propria figura nel momento in cui la Astana aveva avuto qualche problemino per la licenza World Tour. È un po' ingeneroso, ecco. Credo che anche l'anno scorso, mi sembra, è stato molto strumentalizzato il fatto che Nibali non rendesse al massimo e poi invece vinse il Tour de France. Credo che anche questo sia una provocazione da parte dei giornalisti, quindi credo che sicuramente Nibali è un corridore che guadagna 5 milioni di euro e dovrebbe stare un po' più avanti di dove si trova, quindi magari ci può stare che Vinokurov lo richiami, ma non arrivare a quel punto lì, insomma.
Luciano, situazione Nibali, l'abbiamo detto sia l'anno scorso che quest'anno, puntare ad una sola grande corsa, c'è il vantaggio che ti concentri solo su quella corsa, lo svantaggio che se poi vai male, come sta succedendo purtroppo a Vincenzo Nibali, poi l'annata automaticamente, al di là del campionato italiano, però giornalisticamente diventa un po' fallimentare. Beh, diciamo che giustamente la stagione di Nibali dopo il grande successo del Tour de France dell'anno scorso non poteva che essere da programma quello che in questo momento sta svolgendo. Nibali è andato al Tour preparando veramente in modo meticoloso questo Tour de France, però c'è qualcosa che non torna nei conti né suoi personali né del preparatore. Sappiamo tutti che questi atleti sono super preparati da tecnici che probabilmente hanno sbagliato dei calcoli, anche se oggi l'ho visto in leggera ripresa. Però questo Tour cosa ha detto? Già nella prima settimana avevamo detto che nella settimana più difficile del Tour, più complicata per il pavé, per il vento, per il percorso, avevamo già visto che i quattro senatori del Tour, tra i quattro senatori del Tour, chi era, si era mosso veramente meglio e chi aveva espresso grande condizione c'era sembrato appunto Froome. Poi siamo arrivati sui Pirenei e i Pirenei doveva dare delle risposte obiettive a questo Tour de France, e mi sembra che già sulla prima salita su Saint-Martin, una salita che tutto sommato non era una salita drammatica, Froome ha fatto una grandissima accelerazione e secondo me ha distrutto in modo eclatante questo Tour de France, perché secondo me un grande campione dovrebbe anche gestire un po' meglio la sua grande superiorità, perché obiettivamente poi si scaturisce anche grosse polemiche intorno a un'azione devastante come quella che ci ha fatto vedere da grande campione che è Froome. Poi in questi due giorni sicuramente abbiamo visto la grande crisi di Nibali, però abbiamo visto anche la crisi di Rodriguez, che c'era sembrato anche abbastanza brillante nella prima settimana. C'è stata un po' di crisi da parte un po' di tutti tranne di Froome, che dimostra giorno per giorno oramai di essere il grande padrone di questa grande corsa a tappe, ma soprattutto avere anche, oltre ad avere una grande condizione, sta dimostrando di avere anche una grandissima squadra, una squadra attrezzata e determinata a far bene a questo Tour, e fino ad oggi mi sembra che veramente le aspettative da parte di, sia del corridore che della Sky, siano state rispettate. Quindi oggi con la vittoria di Rodriguez, che arrivava quasi in casa, c'è stata la ripresa di questo corridore, che però anche lui è uscito di classifica. Adesso ci saranno due o tre tappe transitorie per arrivare appunto sulle Alpi, poi ci saranno tre tappe alpine, anche se secondo me non decisamente dure, tranne l'ultima che si arriverà sulle Alpi d'Huez. Quindi non penso che Froome possa avere grosse difficoltà ad aggiudicarsi questo Tour de France. Io volevo chiedere a Vincenzo Santoni di, tecnicamente, perché parlo un profano, quindi perciò dico tecnicamente, rivedendo le immagini di Christopher Froome, cioè vogliamo spiegare come può un corridore correre in maniera così sgraziata ed essere tanto efficace? Come può? Ma madre natura l'ha dotato di tanta sgrazia e di tanta grazia. Grazie atletica, sgrazia di ecco, vogliamo di spiegare immagine. Un po' la pedalata? È una pedalata, sicuramente ci sono tante polemiche anche sulla pedalata, perché fare delle 120 pedalate, 125 pedalate al minuto a velocità pazzesca, perché c'erano tratti che andavano a 35 km orari. Ci sono anche delle polemiche. Oggi un giornale francese, proprio Pericolo a maglia gialla, ha titolato Liberation,
che non riporta i calcoli, perché in base a quello, ai watt che sviluppa, il cuore che sta sempre a 150 battiti, secondo alcuni non riporta, però non entriamo nelle polemiche, perché i professionisti sono persone serie, i controlli doping ci sono, e se tutto risulta nella norma non dobbiamo pensare a male, non dobbiamo colpevolizzare nessuno. No, assolutamente, ci mancherebbe. Gilberto, ti aspetti? Però io volevo aggiungere una cosa, è un frullino, perché quando è proprio è un frullatore, però oggi l'ho visto un frullino un po' incastrato, un po' ingolfato, un frullino che non frullava oggi. Non vorrei che Luciano dice non è dura, le Alpi sono dure, sono quattro tappe durissime, con due arrivi in salita, e poi non dimentichiamo che quest'anno sarà un tour caldissimo. Oggi c'è stata una rinfrescatina che secondo me a qualcuno ha giovato, però io credo che il tour non sia finito ancora. Però Vincenzo, secondo me qualcuno gli abbia anche consigliato di non fare più queste grandi accelerate, perché altrimenti Jacquet dopo la prima vittoria di Froome c'è stato un Froome devastante, non si è visto, cioè già alla prima salita si è capito subito che non c'era storia a questo Tour de France, quindi per tenere ancora l'atmosfera viva intorno a questa manifestazione qualcuno gli abbia anche detto oh, tanto l'abbiamo capito. Ma non credo che l'istinto del corridore poi venga fermato da qualcuno che ti suggerisce all'orecchio, perché oggi quando all'arrivo è partito Valverde, lui ha cercato di contrastarlo, ma è rimasto sui pedali, altri giorni avrebbe fatto il vuoto. Gilberto, ti aspettavi, non dico da Contadore che aveva già vinto il giro, ma da Quintana qualcosa in più te l'aspettavi? Beh, diceva Vincenzo, il tour è ancora lungo, ancora aperto, naturalmente. Quintana secondo me è un buon corridore, credo che qualcos'altro ancora potrà dire in questo Tour de France. La sorpresa è TJ Van Garderen? Senza alcun dubbio. Secondo te, però, probabilmente è uno di quei classici corridori che probabilmente del secondo posto gli va bene? Beh, io non penso, nel ciclismo il secondo classificato è il primo sconfitto. Però, questo in tutti gli sport, non solo nel ciclismo. Però, naturalmente il ciclismo ha un valore diverso, soprattutto una corsa a tappe. Però chissà, magari la determinazione potrà regalare ancora qualcos'altro in più. Luciano, da qua a Parigi che cosa ci dobbiamo aspettare? Ma per quello che si è visto sicuramente è un tour che sarà... Cioè un Froome che arriva domenica e tutti gli altri arrivano il martedì? Oppure, No. Oppure diciamo che magari... abbiamo visto che il padrone di questo tour sicuramente è Froome, però da qui alla fine del tour secondo me posso immaginare una ripresa di Nibali, un Nibali che potrebbe anche finire questo tour nei 5, quindi non mi sorprenderei, perché da qui a Parigi anche Van Garderen, che adesso è secondo in classifica, non è detto che uno di questi giorni possa saltare, quindi se Nibali è quello che conosciamo, giustamente avrà avuto anche le sue giornate negative, però da qui a Parigi potrebbe migliorare la sua classifica e entrare nei 5, anche se entrare nei 5 probabilmente non è che cambierebbe molto il suo tour negativo, però per Nibali penso che ci sia ancora spazio per poter provare a vincere una tappa e magari entrare anche nei 5. Secondo te, due domande flash, secondo te Nibali fa la Vuelta e l'anno prossimo sarà ancora con la Astana? Penso che faccia la Vuelta e secondo me, non lo so se rimarrà con la Astana, però queste sono decisioni che prenderanno i corridori, prenderanno i dirigenti di questa squadra. Io se fossi per Vinokurov me lo terrei molto stretto, perché è un corridore che ha dimostrato in questi anni che ha vinto un giro, una Vuelta, ha vinto un tour, ha ancora un'età dove piccoli margini di miglioramenti ci sono.
e soprattutto in considerazione che fra una stagione non ci sarà più Contador, quindi che secondo me rimane sempre il corridore leader per quanto riguarda le grandi corse a tappe, un corridore che io non me lo lascerei scappare ancora per una stagione 2. A proposito di ciclismo professionistico, andiamo un po' in ordine di tempo. Vincenzo, caso Luca Paolini, te l'aspettavi? Ho colto di sorpresa anche te. Allarghi le braccia come per dire. Credo che. Incredibile. Credo che è una sorpresa per tutti, no? Cioè, dire che uno è positivo alla cocaina in uno sport che è il ciclismo, un atleta che è sempre stata un'immagine, un'icona per il ciclismo italiano, è stata una. Queste sono le immagini della Gent Wevelgem di quest'anno, perché lo ricordiamo, Paolini ha vinto la Gent Wevelgem di quest'anno. Qualcosa di inspiegabile che ti lascia senza respiro, proprio di stucco, no? Però adesso bisogna capire per quale motivo, prima di tutto dobbiamo aspettare controanalisi. Sì. Sempre, e io dico sempre che finché uno non è colpevole al 100% è sempre innocente. E poi capire, ma se si riesce anche a capire, perché non so quello che se è un atleta che fa uso di cocaina o se questi metaboli della cocaina servono a qualcos'altro. Alessandro, ma sempre da profano, non c'è un reale vantaggio nelle prestazioni? No. O sbaglio? Credo che ci sia qualche problema personale che l'ha portato ad usare questo prodotto, perché altrimenti credo che la cocaina non dia. Lo porta a qualche vantaggio? Qualche vantaggio lo porta, che quando un corridore è sovrappeso o meno per poter arrivare a peso forma, lo porta a qualche vantaggio, poi se lo porta. Sei d'accordo Gilberto, porta qualche. Perché poi nello sforzo atletico della gara non credo, nella però gara, effettivamente no, la lettura che dà Vincenzo. No, sai, poi bisogna vedere anche che tipo di molecola è legata alla cocaina, perché chiaramente ci va bene Vincenzo, evidentemente fa parte della famiglia, una molecola che rientra nella famiglia della cocaina, che ha molto probabilmente altre finalità, e non è quella stimolata simile a quella della cocaina normale, insomma, quindi evidentemente, però è chiaro, bisogna aspettare le controanalisi e capire effettivamente il perché. Perché dietro ogni storia, ogni caso, c'è sempre un perché. Sì, questo è. Perché questo atleta ha assunto questa sostanza, che io non credo che sia la cocaina quella normalmente utilizzata, ma naturalmente sarà qualche prodotto legato, qualche molecola legata alla famiglia della cocaina. Quindi naturalmente bisogna scoprire bene. Però certo dispiace, un corridore quasi a fine carriera, dico bene Vincenzo. Ma era un'immagine per la nostra nazionale, esatto, no? Quindi. Avere questo incidente di percorso è davvero brutto. Poi al Tour de France, come dire. Tra parentesi, questo prodotto a casa non viene cercato neanche, viene cercato solo nelle gare, perché non è un prodotto che secondo me ti possa dare beneficio. E invece. Gilberto, chiedo a te perché poi ne parleremo. Francesco Reda, secondo ai campionati italiani proprio dietro Vincenzo Nibali, tra parentesi era già stato squalificato per una precedente violazione, insomma questo il corridore calabrese rischia parecchio, non rischia negatività qui all'Epo. Chiaramente è un incosciente, insomma, però il problema è che torniamo sempre a bomba, come si dice nelle nostre parti. Cioè il discorso principale è che intanto c'è un principio legato alla cultura, perché chiaramente tu sai che determinate sostanze non le puoi assumere, ma soprattutto io dico oggi l'antidoping è più veloce del doping, quindi la rete, le maglie sono più strette rispetto magari al passato. Sì. Cioè già affrontare questi argomenti è imbarazzante per chi quotidianamente è appassionato di ciclismo, e commentarle naturalmente è ancora più
più struggente, perché naturalmente, sai, uno che crede nel ciclismo, dico bene Vincenzo, tu ne sei stato promotore da tanto tempo, parlare di doping in un momento in cui invece il ciclismo deve ritrovare lo spirito di un tempo, cioè quello appunto del passato, perché è uno sport bello, accogliente, dico sempre che è uno sport molto democratico perché accoglie tutti, dal bambino all'anziano, a differenza di altri sport, tutti vanno in bicicletta, quindi è chiaro che non possiamo scalfire l'immagine per degli scivoloni davvero da però dire. Posso dire una cosa e chiedo a Vincenzo Santoni se è d'accordo, anche a te Gilberto, Alessandro, certo, Dario, se siete d'accordo. Queste sono situazioni, hai ragione perfettamente, abbastanza difficili anche da raccontare, però possiamo dire che in realtà nel mondo del ciclismo è molto più matematica l'equazione per cui violazione, corridore fermato, mentre negli altri sport, e faccio l'esempio, non mi nascondo, del calcio, in cui probabilmente ci saranno dei processi oppure dei deferimenti, di cose che però non scopriremo mai. No, intanto nel calcio, negli altri sport, il doping viene visto in maniera secondaria. Doping, lì nel parliamo calcio, di doping sportivo, tra virgolette, perché quando uno scommette su una partita e la trucca, non è doping a livello di sostanza, ma è un'alterazione comunque. Io non voglio entrare in quel merito, in quel settore, perché lì è ancora più diverso, sono interessi molto più grandi, ma un atleta, uno sportivo, un giocatore che naturalmente si allena tutta la settimana, gioca in Champions League, il campionato, eccetera, c'ha dei ritmi altissimi, no? Ha dei ritmi altissimi. Evidentemente il controllo doping non è simile a quello del ciclismo, perché no. Però è chiaro che è impensabile che possano avere prestazioni, mentre nel ciclismo ci sia ancora l'incosciente di turno. No, quindi è chiaro che questo... Però vedi Gilberto, noi paragoniamo, noi stiamo facendo dei paragoni, io questi ragazzi non li condanno, sai perché? Perché sono messi in una borgia, in una confusione totale con queste società Continental. Questo è anche vero, questo è un po' l'organizzazione. Che dicono, sono professionisti e non lo sono, perché stipendi da fame, prenderanno 300 euro se le prendono al mese, 400 se le prendono, quando il professionista, il minimo contrattuale è 35, 37, 38, certo, quello che sia. Su questo. Ecco, allora questi ragazzi vivono in un'illusione di poter magari migliorare la prestazione e stanno messi in una confusione totale. Allora l'USEI dovrebbe rivedere questa situazione, cioè queste categorie Continental, che una volta corre con Nibali, poi un'altra volta va a correre con Canicattì, cioè è una confusione totale, che fa solamente cassa per l'USEI, perché ogni squadra che deve iscriversi spende tot soldi, ce ne sono centinaia nel mondo e riempiono le casse. Era bello quando c'erano i dilettanti di prima e seconda serie e c'erano i professionisti, punto, sei dilettante, non sei professionista, a meno che non rispetti determinati parametri e fai parte del mondo professionistico. Poi costretti a arrabattarsi le società perché non riescono a gareggiare, perché oggi per fare una gara sono costi enormi, mentre queste World Tour sono invitate, sono servite e reverite. Cioè c'è una disuguaglianza paurosa e questi ragazzi sono nel tritacarne, chiamiamoli. Ecco. Ok, leggiamo un paio di messaggi, dobbiamo andare in pubblicità perché poi dobbiamo parlare del trofeo Matteotti, ovviamente amplissima pagina, questa sera vi dico non ci sarà la rubrica di Alessandra Portinari, Segui il ciclismo, che ritroverete la settimana prossima. Buonasera a tutti e soprattutto a Gilberto Petrucci, lo voglio ringraziare per aver riorganizzato il Matteotti insieme all'Unione Ciclistica Fernando Perna, non si può descrivere l'emozione che mi fa provare ogni volta che assisto a questa splendida gara ciclistica, mi fa ritornare bambino, un grosso abbraccio. Massimiliano Gentile però è di casa, è tuo compagno di penne. Sì, sì, no, lo vuoi salutare? Lo saluto, è un bravo ragazzo, appassionato di ciclismo e quindi insomma lo saluto davvero con un abbraccio caloroso. Ciao Massimiliano, l'altro messaggio: sono un estimatore di Santoni, a meno di un doping genetico di squadra Froome scoppierà il tour, da domenica si riaprirà, sono a Franto per Reda e a Pollonio. Altri due terroni, tra virgolette, dopo di lupo, Rabottini, vabbè, che figuraccia, vabbè. Il problema, secondo me, in questo caso è sempre
probabilmente ha ragione Vincenzo, nel senso che poi gli atleti spesso non sono altro che le vittime, sì, le vittime del sistema, senza alcun dubbio, di un sistema che probabilmente, in cui c'è, come in tutti i casi, anche lo vediamo nella vita, poi sono le sperequazioni, quelle cose che rendono le situazioni un po' più odiose, un po' più, poi magari c'è qualcuno che incappa e hai lui, paga lui, per molti molti altri che invece stanno a casa belli comodi, seduti con un bel pacco di soldi. Va bene, non facciamo polemiche, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina. Gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM. Ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum. Abbigliamenti personalizzati. Scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northway. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato, nel punto vendita di Chieti, abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Europa Ovini, da 3 generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini, Ripateatina, Chieti. Della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in Corso Umberto 32, presso la ex Monti. Eccoci tornati, 21:42. Tra un po' vedremo gli appuntamenti con Velo, che facciamo sempre il classico riepilogo prima di cambiare, di chiudere la pagina legata al Tour de France e parlare di Matteotti. Però una battuta la volevo da Vincenzo Santoni sul caso di Ivan Basso. Innanzitutto, sarebbe stato comodo per Contador in questo finale per recuperare qualcosa, e poi due, insomma, che è stata una parentesi che sembrava più grave del previsto, invece per fortuna Ivan Basso
sembra averla aver superato la prova forse più importante della guarda, gli facciamo tanti auguri, che Ivan è un carissimo amico, diciamo che nella sfortuna è stato fortunato, perché per una caduta scoprire un'altra patologia è stata una grande fortuna. Ringraziamo il Signore che non è poi tutta questa gravità che non c'è, e che preso in tempo, perché altrimenti, se non si fosse accorto, sicuramente la patologia sarebbe stata molto più grave. Gli facciamo tanti auguri, sicuramente non so se questo tipo di malattia poteva influire nel rendimento, giusto? Io ho letto che lui, per esempio, nell'ultimo anno aveva sempre questo mal di gambe, non riusciva a esprimersi. Dipende anche, ormai è un corridore, a mio avviso, che deve andare in pensione, come si dice, tra virgolette. Però un ragazzo di grande esperienza, un ragazzo molto serio, un ragazzo che sicuramente in corsa è un senatore. Quando la sua parola, credo che se spende una parola a lui, poi sia ben considerato nel gruppo. Poi speriamo soprattutto che possa riprendere, andare in bicicletta, ma noi ce lo auguriamo che oramai la sua carriera sportiva sia anche un attimo accantonata. Ma è un personaggio che il ciclismo si deve ricordare di questo atleta, perché soprattutto è uno che si è saputo sempre muovere, sa parlare benissimo, quindi potrebbe essere d'aiuto al nostro movimento per far crescere la nuova generazione di atleti che arrivano su questi grandi palcoscenici e fare scuola ai giovani. Quindi noi veramente ce lo auguriamo che sì, probabilmente lo perderemo come atleta, ma soprattutto non lo dovremo perdere come uomo, come personaggio che ha dato, certo, e che soprattutto potrà ancora dare, perché Ivan è veramente il personaggio che si è sempre saputo esprimere, ha saputo sempre dare i giusti concetti, e questo deve essere scuola alle nuove generazioni. Io vorrei, visto che parliamo di sfortuna, io vorrei ricordare oggi è 20 anni che è morto Fabio Casartelli. Sì. Oggi ho letto proprio l'intervista del figlio sulla Gazzetta, mi è scappata quasi una lacrima, perché io ero molto legato con Fabio, perché dopo che ha vinto nel 92, dopo che vinse l'Olimpiade a Barcellona, io organizzavo un circuito in notturna a Porto Sant'Elpidio, e lui da Barcellona venne direttamente a Porto Sant'Elpidio, gareggiò con la maglia olimpica e vinse, e io avevo un poster con lui mani alzate con la maglia olimpica, che lo avevo sempre tenuto, e 4 anni fa l'ho regalato alla sua famiglia. E oggi, a rileggere l'intervista del figlio, che dice: io mi porto dietro, come vedo mio padre, un'ossessione, una presenza non presenza, perché non l'ha mai conosciuto, e un po' mi ha commosso, via. Vincenzo, per chiudere la parentesi del Tour de France, abbiamo parlato molto di Nibali, gli italiani come ti sono sembrati? Ma gli italiani, io penso, io gli italiani mi concentrerei su... Vabbè, gli italiani hanno vinto la cronometro con la BMC, non dimentichiamo che c'erano ben due italiani, Oss, Caruso e... Quinziato, 3 italiani, hanno vinto una cronometro, sono andati fortissimo. Ma io credo che noi, io sono convinto che questo tour sarà una storia diversa da quella che noi pensiamo che sia, e penso che Nibali qualche cosa tiri fuori anche lui, qualcosa si inventa anche lui, perché sia Nibali sia Contador sono due corridori imprevedibili che possono inventare in qualsiasi momento, possono perché se può esserci un giro di me, la Sky è una squadra fortissima, fino ad oggi ha dimostrato di andare fortissimi, però non credo che tutti i giorni possano essere uguali, può succedere, a mio avviso può succedere ancora di tutto. Speriamo, noi ce lo auguriamo ovviamente, che il nostro Vincenzo Nibali possa da qui in avanti, da qui a Parigi, regalarci qualche soddisfazione. Chi ce la regalerà sicuramente, Gilberto, è il trofeo Matteotti, che torna dopo un anno di pausa, edizione numero 68, 70 anni dell'Unione Ciclistica Fernando Perna, ci siamo, domenica si corre, insomma. Sì, beh, una grande emozione, il trofeo Matteotti, io poi insomma sono molto legato a questa manifestazione,
anche perché molti pescaresi sono cresciuti sulle strade del Trofeo Matteotti. Ed è chiaramente un aspetto molto importante, anche perché insomma, è l'unica manifestazione internazionale, il centro-sud d'Italia, che continua ad essere viva, a mantenere i suoi crismi, perché è una manifestazione riservata ai professionisti. E poi è un prodotto naturalmente costruito in casa, perché Luci Fernando Perna, oggi grazie alla famiglia di Renato Ricci, continua a mantenere acceso questa importante manifestazione, ma soprattutto perché è un evento sportivo che abbraccia la città di Pescara in toto, perché quando noi ci mettiamo, cioè abbiamo proposto appunto di organizzare questa manifestazione, tutti gli imprenditori di Pescara comunque hanno dato il loro contributo, e questo è un aspetto molto importante, perché comunque, lo dicevo, soprattutto da un punto di vista affettivo. E poi è un'istituzione dello sport abruzzese, è l'unica manifestazione di carattere internazionale che si svolge in Abruzzo, nulla da che vedere con Ironman o altre, o i giochetti sulla spiaggia. Naturalmente è importante quindi mantenere ancora... Lo hai sottolineato anche l'altra volta, ci tieni particolarmente a questa distinzione, certo. Cioè la gara ciclistica professionisti come il Trofeo Matteotti dà le altre gare che sostanzialmente tu dici rappresentano un po', sono un misto tra competizione e marketing. Ma sono manifestazioni estemporanee, nel senso che oggi ci sono, domani non ci sono, il Matteotti c'è sempre, certo. Fa parte del patrimonio culturale storico della città. Poi la prima edizione si è celebrata il 1° maggio del 1945, sì. Cioè quando Pescara, lo abbiamo anche ricordato l'altra volta, usciva da un conflitto mondiale, quindi insomma c'era sofferenza. E ricordava prima Vincenzo un aspetto che mi è piaciuto, no? Il ciclismo va riformato, e fu proprio Giacomo Matteotti, fu il primo a riformare praticamente il pensiero politico dell'epoca, e quindi chiaramente oggi è di forte attualità il pensiero matteottiano, soprattutto legato al ciclismo, che va riformato. Non puoi praticamente consentire di fare squadre di serie B come le Continental, che le fai correre una volta con i dilettanti, una volta praticamente tra i professionisti con Nibali, come diceva. È chiaro che va rivisto tutto il sistema, anche noi organizzatori, io dico noi perché praticamente organizzo questa corsa all'interno della Lega Ciclismo Professionistico, dobbiamo per forza avere soltanto il faro della RCS, che è l'unica manifestazione che in Italia mantiene, come dire, in piedi il ciclismo, col Giro d'Italia e con la Tirreno Adriatico, la Milano-Sanremo, in Lombardia. Però è chiaro che poi ci sono anche queste piccole realtà, no? Che a fatica comunque continuano a regalare emozioni, danno la possibilità anche a ciclisti insomma, di poter disputare una corsa di professionisti. Io sostengo anche un'altra cosa, ha riformato anche il calendario, a mio avviso. Beh sì, un calendario, cioè, anche assurdo, fitto. Ma per quale motivo tu, Tour de France, devi avere il diritto e il privilegio di fare sempre il tour a luglio? Cioè, le tre grandi io sono anni che dico, i tre grandi giri dovrebbero alternare le date. Un anno lo fai prima il giro e il tour e la Vuelta, l'altro anno c'è una rotazione, un cambiamento, come avvengono in tutti gli altri sport, perché il calcio, i mondiali o le Olimpiadi non si fanno sempre allo stesso posto, si ruota e si fanno in periodi diversi. Vedi Vincenzo, c'è un problema davvero assurdo, che considera che ad esempio la Lega del Ciclismo Professionistico, all'interno della quale ci siamo noi organizzatori, c'è l'RCS, consente all'organizzatore del Giro d'Italia di andare in sovrapposizione ad altre manifestazioni di organizzatori che fanno parte della Lega. Quindi, cioè, anche la federazione deve un attimo rivedere certe regole, perché così si penalizza molto l'aspetto praticamente legato a questo. Mio nonno diceva i soldi fanno andare l'acqua. Ma è chiaro, nulla di nulla. Però Vincenzo, le tue affermazioni in parte hai perfettamente ragione, però io vedo l'elenco degli iscritti di questa splendida organizzazione, per fortuna che ci sono squadre Continental che garantiscono, certo, 120-130 partenti domenica prossima. Probabilmente se non fossero nate questo sistema, manifestazioni come il Matteotti, io sono d'accordo, io tanto di cappello e
come amante di ciclismo, cioè proprio devo fare gli elogi e i complimenti per tenere in piedi una, ma una manifestazione che costa 100.000 euro con, con dei partenti e con la televisione che non si sa quando ti manda, quando vedi su RaiSat Sport 2, 3, non sai quando lo va, cioè con 100.000 euro oggi nelle altre manifestazioni sportive hai fior di spettacoli. Sì, però vedi, organizzare una tappa del Giro d'Italia o della Tirreno Adriatica, che hanno evidentemente quasi costi simili, analoghi, soprattutto per la Tirreno Adriatica, evidentemente. Però è anche vero che parliamo di altro ciclismo. Qui parliamo un po' in Matteotti, come il Giro dell'Emilia, come il Camaiore che non si disputa più, o altre manifestazioni del nord, per così dire, il Giro del Veneto, le Tre Valli Varesine. Cioè hanno un fascino perché praticamente sono nati e vivono in quel posto. La Tirreno classica. Sono classiche, la Tirreno Adriatica, sì, è chiaro, sì. È una corsa a tappe che ha un altro valore. Sì, ok. È vero che a livello commerciale riesci a organizzare affinché tu troverai sponsor appassionati, sì, che ti a livello di ritorno di immagine, se uno dice io voglio promuovere la città di Pescara in campo internazionale, spendo 100.000-150.000 euro, questo ritorno non ce l'hai. No, infatti, chi praticamente oggi sostiene il trofeo Matteotti o altre corse analoghe, lo fa perché praticamente è legato a un punto di vista affettivo. Qui c'è una storia dietro. Cioè l'albo d'oro del trofeo Matteotti, insomma, vado a leggere. Non sto criticando io non sto criticando il Matteotti, io sto criticando il costo. Certo. Anche la federazione stessa, l'USI, dovrebbe dare... Certo. Dovrebbe dare delle sovvenzioni a chi organizza queste manifestazioni storiche, che con l'avvento del Pro Tour l'hanno distrutto, il patrimonio, certo, ciclistico italiano è stato distrutto. E tu in questo è stato un po' antesignano. Allora, siccome qua i grandi giri girano milioni, il Tour de France fattura 500 milioni mi sembra, certo, o 500 milioni di utili, adesso non voglio fare confusione, allora una parte dovrebbe essere rimessa nel circuito di coloro che organizzano queste manifestazioni per far sì che possa sviluppare un altro ciclismo, altrimenti diventa un ciclismo di poveracci e genera solamente confusione. Questo voglio dire. Assolutamente, discorso chiarissimo. Alessandro, però tu pagheresti domenica per portarlo a casa il Matteotti, con sì, la tua squadra? Sì, sì, sì. Non ci sei riuscito da ciclista? Da direttore sportivo? Sicuramente da direttore qualcosa in più riesco a fare. Domenica, a parte per voi, che tipo di gara sarà? È chiaro, sarà il primo Matteotti. Come sta la squadra? Su chi puntate? Ma la squadra sta bene, adesso sono in ritiro a Chieti. E diciamo che cercheremo innanzitutto di onorare la gara perché correremo in casa. E cercheremo di tenere viva la gara per tutti i giri e poi diciamo che con i due abruzzesi cerchiamo di portare un bel risultato e vediamo, sarà una festa sicuramente per noi, per gli sponsor e anche per gli atleti, perché correre in casa è sempre bello. Due abruzzesi che sono Antonio Di Santa e Marco D'Urbano, lo ricordiamo. Sono 7 gli abruzzesi, oltre ai due che abbiamo citato della GM Cycling Team, ci sono Fabio Taborre, Paolo Ciavatta, Gianmarco Di Francesco, Moreno Giampaolo e andiamo con Gianni D'Areo, Emanuele Onesti, che fa parte della nazionale italiana di Davide Cassani, della selezione di Davide Cassani, perché Gilberto, poco prima di andare in onda, ha trovato una chicca su un social network e lo facciamo vedere, grazie, sì, Gianni. Sì, un messaggio che mi ha colpito molto. Che ti ha colpito particolarmente, vediamo se riusciamo questo a farlo. Questo proprio per ecco il connubio per un corridore abruzzese che corre il Matteotti. Cosa vuol dire Matteotti? Peraltro convocato dalla nazionale azzurra. Sì. Quindi chiaramente c'è un fascino e un valore molto importante. Certo, certo. Peraltro Emanuele Onesti è di Pescara, di Montesilvano, quindi è vissuto sempre intorno alla tradizione del trofeo Matteotti, poi una famiglia di ciclisti che ha sempre mangiato pane e ciclismo, quindi è chiaro che corre il Matteotti è davvero, credo, emozionante anche per il ragazzo. Ce l'abbiamo Gianni? No?
Un attimo, vabbè. Vabbè, comunque. Vabbè, andiamo. C'era un messaggio che, insomma, esprimeva proprio il calore e l'emozione di dover partecipare, appunto, al Trofeo Matteo. Esatto. Questa edizione, Gilberto, è la numero 68, ma con uno sguardo a quella, non perché vogliamo mettere le mani avanti, ci mancherebbe, però uno sguardo alla 69 già lo date, perché in realtà l'obiettivo è il campionato italiano. Noi ci eravamo già candidati quest'anno, poi purtroppo interessi più forti hanno deciso di assegnare il campionato italiano, nonostante noi avessimo i criteri e i crismi per vincere questa selezione. Poi è chiaro che oggi, quest'anno, il 2015, era la città europea dello sport a Torino e l'Expo a Milano. Due società si sono unite, Arona ha organizzato, credo, secondo me, insomma, poteva anche fare di meglio il trofeo, il campione italiano. Però è una sfida che il prossimo anno rilanceremo senza alcun dubbio. Possiamo fare un po' di nomi da tenere d'occhio domenica per chi volesse venire a vedere il Trofeo Matteotti? Insomma, chi troverà? Non lo dico io perché ho il foglio. Diciamo che sotto stasera occhi, ce l'hai in anteprima, perché oggi sono state chiuse, praticamente sono arrivati quasi tutti i bollettini di ingaggio, hanno confermato, a parte la squalifica di Reda. Però è importante anche stabilire che il lotto dei partenti è abbastanza ricco. Abbiamo ad esempio De Negri e Gatto, che hanno già vinto il Trofeo Matteotti, abbiamo la Nazionale Azzurra capitata da Ulissi, quindi, che verrà naturalmente anche per fare la sua corsa. Poi abbiamo altri corridori abruzzesi, non voglio dimenticare Tabor, che ha una buona condizione e quindi ci punta, forse Alessandro Donati, che conosce molto bene, sono amici con Fabio, saprà, insomma, che vuole questa volta vincere il Matteotti. E poi ci sono tanti altri, c'è anche D'Urbano, no? Della GM Cycling, che ha una buona condizione, ma quindi voglio dire, ci aspettiamo un Matteotti. Poi naturalmente c'è questo incognita caldo, che naturalmente in un percorso così duro e selettivo come quello della classica pescarese darà, secondo me, qualche problema in più. L'abbiamo trovato, Gianni? Eccolo qua, eccolo qua. Io lo leggo, anche se è un po' lungo. Di Emanuele Onesti: 3 settimane fa ero su una barella in ospedale, pieno di sangue, punti e con una mano quasi rotta. Ho passato i giorni più brutti di questa stagione, che non è ancora finita, pensando che ormai tutto il lavoro fatto fosse andato perduto. E allora ricominciare da capo con gli stessi sacrifici e sofferenze di prima. Mi sembra ieri, quando mi piazzavo dietro i pullman delle squadre al Matteotti, l'unica corsa per professionisti che si correva in casa, solo per poter guardare, scrutare e sbirciare quelli che sarebbero stati i protagonisti della corsa, perché troppo timido per chiedere una foto o una borraccia come avrebbe fatto chiunque. Sapere che domenica sarò dalla parte opposta fa un effetto strano, forse ancora me ne capacito. Sapere che domenica indosserò la maglia che ogni ragazzo in bici sogna mi fa continuare a sperare che in fondo tanti sacrifici fatti qualche soddisfazione la danno. Magari non è proprio il mio periodo migliore, ma consapevole che è solo un punto di partenza, domenica cercherò di onorare al massimo delle mie possibilità la maglia azzurra, rispettando gli ordini che mi verranno assegnati e correndo col cuore sulle strade di casa. Vada come vada, sarà un'esperienza indimenticabile. Un applauso a Emanuele Onesti, che poi ha pubblicato la foto di quando era in ospedale e poi, ovviamente, giustamente, con la maglia azzurra della nazionale italiana. Alessandro, da ex corridore, sbaglio o nel ciclismo, e faccio sempre l'esempio con lo sport altro più nazional popolare, alla maglia azzurra nel ciclismo ci si tiene di più? Ma penso in tutti gli sport, però nel ciclismo sicuramente si è qualcosa in più. Sì, devo dire che Emanuele è un ottimo corridore e sicuramente si farà valere con questa maglia, perché ti darà sicuramente una forza in più. Assolutamente. Poi avrà, Luciano, gli ordini da Davide Cassani. Ma sì, Davide è qui al Matteotti con Ulissi. Sappiamo Ulissi ritorna in nazionale con il Matteotti, perché dopo la parentesi della squalifica sapete che c'era un regolamento che avrebbe vietato Ulissi la ripresenza in maglia azzurra. Invece
negli ultimi 20 giorni il Consiglio federale ha abolito appunto questa legge che vietava a chi aveva avuto problemi sul doping di rindossare la maglia, quindi con questa nuova regola Ulissi ritorna in nazionale, lo fa a Pescara e sicuramente avrà una squadra a sua disposizione, anche se obiettivamente non penso che abbia la grandissima condizione del Giro d'Italia. È un momento anche per lui di riposo attivo, però lo ammiriamo perché ha risposto alla chiamata del commissario tecnico, una manifestazione tra l'altro il Matteotti molto sentito in seno al gruppo, quindi ci fa piacere avere questo grande atleta alla partenza di questa edizione appunto del Matteotti. Lotto di partenti, Luciano, che Matteotti ci aspettiamo? Beh, sai Gilberto, io facevo un po' di analisi anche sulle polemiche che oramai da alcuni anni si cerca di tirar fuori sul Matteotti, sulla non presenza di grossi campioni, però io dico che tutto sommato sì, non ci saranno campioni eclatanti, c'è Battaglin, c'è Gatto, c'è Ulissi, non penso che non siano niente, certo. Sono corridori interessanti anche questi, non c'è il grande campione eclatante, ma il grande campione eclatante obiettivamente in questo ciclismo non lo troviamo più, però io vi dico questo, che anche ai miei tempi, quando al Matteotti veniva i Moser, i Saronni, però al Matteotti partivano 68, 70, 80 corridori. Invece con queste nuove formule abbiamo la possibilità perlomeno di far partire, certo, un lotto di partenze interessanti, anche se il livello non sarà stratosferico, però io ritengo che soprattutto quando non c'è il leader nella corsa, potremmo sicuramente vedere una bella manifestazione, una gara tirata dove non ci sarà controllo, quindi ci sarà da parte anche dei tecnici, e qui Donati è presente, è una corsa che sarà anche difficile da gestire, quindi io ritengo che i Matteotti degli ultimi 7-8 anni, dove non c'era il grande talento, il grande campione, ci siamo divertiti, quindi abbiamo visto delle edizioni agonisticamente e decisamente più interessanti di quando c'era il Moser che controllava la corsa e poi negli ultimi due giri faceva la menata e ce la lasciava lì per strada. Guarda Gianlo, per noi appassionati di ciclismo anche una gara amatoriale ti diverti, parliamoci chiari, sì, però per il pubblico, per coloro, sì, che al ciclismo si avvicinano una volta, sì, cioè il fatto, tu mi stai parlando di Mosè Saronni, io mi ricordo di Matteotti, c'aveva pagine intere sia su Corriere dello Sport e, bravo, sia sulla Gazzetta dello Sport, certo, con dirette televisive, cioè oggi queste gare non c'hanno più niente. Sì, ma pure al Giro d'Italia, caro Vincenzo, il pubblico non è che segue più il ciclismo come si seguiva negli anni 60, 70 nella nostra gioventù. Noi abbiamo corso anche insieme con Vincenzo e si andava alle corse degli esordienti a Lieve dove c'era pubblico sulle strade. Adesso andiamo alle corse dei dilettanti, le corse non è che vengono più seguite dal pubblico. Al Giro d'Italia il pubblico è sulle Dolomiti, però la tappa su Campitello Matese erano 20-30 persone a vedere la tappa, quindi purtroppo dobbiamo accettare che la comunicazione di questo sport e in generale in tutti gli sport ha fatto sì che il pubblico non vada più direttamente nemmeno negli stadi, non si riempiono più gli stadi come si riempiva negli anni 70-80. Il tour non è ciclismo quello, Vince, dobbiamo capire che il tour è un evento sportivo eclatante, capito? E l'evento, ma perché è un mese privilegiato, perché il mese di luglio, come le Olimpiadi, io sono convinto, come se facessimo il Giro d'Italia a luglio un anno, io sono convinto che sul Campitello Matese tu le trovi come le trovi le persone, come le trovi al tour, perché il mese di luglio la gran parte delle persone stanno nel periodo feriale e ecco qua che si Vince, che al Giro d'Italia sulle Dolomiti non vanno a vedere Rodriguez, Contador, vanno perché c'è il Giro d'Italia, c'è l'evento, c'è la gente che parte con i camper 3 giorni, vanno a fare le vacanze e vanno
vanno a vedere l'evento sportivo, che poi ci sia il grande campione che trascina pure, giustamente, è tutto, ecco. Però è l'evento che suscita grossi interessi, capito? Quindi giustamente anche il Matteotti, non potremmo mai più avere il pubblico degli anni 60, o la vittoria di Taccone nel 66 che scoppiò Pescara per il boato che ci... Lì non, perché? Perché il mondo va avanti, non ci sono più quegli interessi. Una volta negli anni 60 c'era il ciclismo, c'era il calcio, adesso c'è il volley, il calcio a 5, cioè gli eventi sportivi sono degenerati, quindi gli interessi, il pubblico, secondo me hanno anche altri interessi oltre al ciclismo. Tra parentesi, dal 18 al 20, quindi da sabato a lunedì, ci sarà anche una mostra fotografica di Achille Rasetta, che abbiamo avuto qualche settimana fa ospite della nostra Alessandra Portinari, Segue il ciclismo. Una mostra con foto inedite della corsa proprio del trofeo Matteotti, che va dal 1958 al 1970, quindi 12 anni di trofeo Matteotti con foto inedite che probabilmente non abbiamo forse visto neanche noi la volta che siamo andati a casa sua, o magari qualcuna sì. Al bar Arlecchino, in piazza Duca degli Abruzzi, dove ci sarà l'arrivo del trofeo Matteotti. Prima di andare in pubblicità, Alessandro, il tuo rapporto con il Matteotti com'era? Al di là del fatto di essere abruzzese, di tenerci particolarmente, però era una forza che ti si addiceva? Sì. Io purtroppo non avevo lo spunto veloce, però è una gara che mi si addiceva molto, perché non ti dava recupero, era una gara sempre tirata, infatti io sempre in fuga, non ho fatto un Matteotti in gruppo, e comunque ci tenevo in particolare perché correvo in casa, sembra una gara che mi ha affascinato e credo che sia un percorso che può ospitare sicuramente anche un mondiale, perché si addice molto alle caratteristiche di un mondiale. Va bene, continueremo poi la parentesi del Matteotti dopo la pubblicità, ma adesso, promessa, noi facciamo un esperimento, la pubblicità non la lancio io, la lancia Stefano Sarchiapone, che è l'unico della Digiotech che è venuto in studio e quindi merita di lanciare la pubblicità. Stefano, vai! Ci vediamo tra pochissimo, ora ci sarà la pubblicità, non cambiate canale, mi raccomando. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina. Gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM. Ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum. Abbigliamenti personalizzati. Scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Oggi, Casa della Batteria, la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. 97. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata. Sono vicini a te. Il presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna vi invita all'edizione numero 68 del Trofeo Matteotti, la gara ciclistica sul percorso più bello e tecnico del mondo. Pescara, 19 luglio 2015. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Eccoci rientrati, ultima parte di Velo numero 20. Vediamo gli appuntamenti con Velo. Grazie ancora a Gianni Laneo in regia e a Silvia Gentile alle camere. Eccoli qua, questi sono gli appuntamenti. Canale 14 del Digitale Terrestre. Alle 21 in diretta, e sono le 22.15, e se mettete adesso a 14 siamo quasi arrivati alla fine, quindi ve la siete persa. Però tra poco, a 00:30, la prima replica, domani alle 17.30 la seconda replica, domenica sul canale 12 del Digitale Terrestre in Molise la terza replica, su Telemolise 2, tutte le puntate sono in streaming sul sito nuovo, rinnovato di TV6, www.tv6.it, tutte le puntate, tutti Segui il Ciclismo, che ritroverete dalla settimana prossima sul sito www.velonews.it. Questi sono gli appuntamenti. Leggiamo quelle che sono le due squadre abruzzesi al via. Allora, la formazione della GM ce la dice Alessandro Nonati, io dico quella della Nippo. Allora, parteciperanno D'Urbano, Caciotti, Rotondi, Di Sante, Hernandez, Cavasin, Fortin e Stamegna. Qui c'è Ferrarotti. Forse Ferrarotti, sì. Ferrarotti, dovrebbe essere una sostituzione, forse. Per la Nippo ci saranno Bisolti, Berlato, Filosi, De Negri, Antonio Nibali, fratello di Vincenzo, Stacchiotti, Grosu e Ciaparro, ovviamente. Direttore sportivo Stefano Giuliani, in bocca al lupo alle due squadre abruzzesi, un applauso, e in bocca al lupo anche agli abruzzesi che non saranno nelle squadre abruzzesi ma che correranno il trofeo Matteotti. Leggiamo velocemente i messaggi, ma velocissimamente, poi dobbiamo parlare con Vincenzo Santoni della sua Gran Fondo, cioè di Porto Sant'Elpidio. Scusate, ma non Horner, che fine ha fatto? Si è ritirato, anche perché insomma l'hai nominato, l'hai definito tu nonno, from e protetto, l'hanno capito anche i bambini, che è dopato. Vabbè, insomma, noi fino a che
possiamo dire assolutamente una cosa del genere. Purtroppo il doping è presente in tutti gli sport più importanti, ma il ciclismo paga sempre per tutti perché ha sponsor di seconda e terza fascia. Questa è la verità. Grandissimo Santoni, un abbraccio in stima, con stima a Petrucci. Dovrebbe essere, caro Gilberto, non sono io che te lo chiedo, è la gente da casa, ospite fisso in studio per competenze e classe. Te lo chiede Andrea da Chieti Scalo. Lo ringrazio, insomma, vabbè, lo sanno, insomma, è stata una intuizione di Luciano Rabottini che abbiamo portato avanti per diverso tempo. Oggi il testimone ce l'hai tu e conduci in maniera egregia questa trasmissione. Ci siamo divertiti perché noi, il nostro obiettivo era quello soprattutto di divertirci. Dico bene, Luciano? Certamente, sono state esperienze, specialmente nei primi anni in televisione, anche un po' disastrate, però giustamente siamo cresciuti e il progetto dopo 18 anni... Però davvero abbiamo pedalato tantissimo, Luciano. Sì, ci siamo anche divertiti. Poi il ciclismo di 10-15 anni fa veramente era un ciclismo molto entusiasmante. Abbiamo avuto puntate del passato col grande Vito Taccone, con Vincenzo Santoni che è intervenuto, e Palmiro Masciarelli che era intervenuto addirittura a bloccare la furia di Vito. Cioè, ci sono state situazioni molto interessanti. E questo progetto speriamo che possa andare avanti anche nel prossimo futuro. Assolutamente. Beh, dobbiamo ricordare anche Umbertone. Umberto, le polemiche di Umberto. Questo giro d'Abruzzo. Noi a Velò abbiamo avuto in questi 18 anni anche ospiti eclatanti come Franco Ballerini, la vittoria di Danilo Di Luca del Giro, che tornò di giovedì sera e venne subito a Velò. Cioè, questo progetto televisivo ha suscitato sempre grosso interesse da parte dei tecnici, degli atleti, dei dirigenti, della classe politica, quindi speriamo che possiamo essere sempre di aiuto a tutto e a tutti, quindi speriamo di poter andare avanti. Ecco. Assolutamente. Quando Maurizio Daguì aveva ancora il veleno, era cobra, adesso è una specie di orsacchiotto di peluche, è un panda, mi suggeriscono. Ancora messaggi? Ci sarà, se ci sta seguendo, tra un po' arriva il messaggio, Gilberto, regala un mondiale a Pescara, facciamo vedere di cosa sono capaci i terroni. Domenica tutti per Tabor e buonasera a tutti, ciao. Beh, il mondiale è un po' difficile. È un po' difficile. Anche se negli anni passati mi ricordava Nino Bellonio, che saluto, che non ha purtroppo qualche problema di salute, mi ricordava che nella metà degli anni 70 c'era stato l'idea, il progetto di organizzare a Pescara sul circuito il trofeo Matteotti il mondiale di ciclismo. Anche lo stesso Renato Ricci ha lanciato qualche giorno fa l'ipotesi, perché in futuro non pensare a un mondiale in Abruzzo. Chiaramente i costi sono esorbitanti, lui ci richiede una fiduzione di 3 milioni di euro. Insomma. Potremmo fare un'altra cosa, Gilberto, insieme le due regioni, le Marche e l'Abruzzo, fare la partenza del Giro d'Italia. Questo è il progetto che sto lavorando nelle Marche. Esatto, nel 2001 c'è stato da Pescara, se lo ricorderai, insomma. Però ricorda anche che la prima squadra professionistica abruzzese, Vincenzo, dobbiamo dirle queste cose perché sono tanti amici che ci seguono da casa, la prima squadra professionistica abruzzese marchigiana fu fatta grazie a te e Palmiro Masciarelli, no? E anche Stefano Giuliani. Fece il primo progetto di professionismo in Abruzzo, nel senso che in passato c'era stata la GIS con Pieroni e Scibiglia, però erano progetti diversi rispetto a quello che misero in piedi nella metà degli anni 90, il 96 se non ricordo male, con la cantina Tollo Cobo. Cantina Tollo Cobo Autolelli. Autolelli, è vero. Altri messaggi, li leggiamo rapidamente, adesso non li commentiamo perché poi dobbiamo parlare anche di Spoltore. Oh, finalmente si rivedono i professionisti su Via di Sotto, uomini che schiumano sotto il sole, e poi ogni volta che si parla di ciclismo lo si associa al doping. Chi può dire una riunione organizzata a questa disciplina affascinante e sacrificata? Viva il ciclismo e basta! Ancora,
Grande evento per la nostra città, grande emozione per me, un onore partecipare ancora nonostante i 44 anni volati. In bocca al lupo a tutti dall'organizzazione, ai ragazzi, agli spettatori, un abbraccio grande all'amico Nino Bellogno, lo facciamo anche noi, buon proseguimento. Grazie a Peppino Scurti, facciamo un applauso a Peppino. 44 anni di ciclismo, non anagrafici, eh. È un grande Peppino. Ok, questa l'abbiamo letta, andiamo avanti. Buonasera a tutti, un abbraccio forte a Gilberto Petrucci e Vincenzo Santoni da Iannetti. Ah, Iannetti, sono Iannetti, il nostro corridore. Sì. Come no? Salutiamo, grande Massimo. Sì, Massimo, sì. Iannetti, lo salutiamo. Certo che col caldo che ci sarà e con pochissimi professionisti top, secondo voi chi sarà per le strade? Io pochi voglio. Anziani nostalgici e qualche patito amatore incallito, spostate sta benedetta data. Mancano i big, ha ragione Santoni, che infatti la sua Gran Fondo la organizza... Io adesso voglio spendere una parola a Massimo Iannetti, lo ricordo, a una tappa del Giro d'Italia che era in fuga, non so in quanti, in 3, in 4, 5 corridori, che poi la fuga arrivò e lui, sfortunatamente vicino Cesenatico, una curva, non so che è successo, poteva cambiare la vita di questo ragazzo, quel giorno poteva cambiare la vita di questo ragazzo. Sì. Dicevamo, a proposito di data, il 19 ottobre 18 ottobre 18? 18, pardon. 18 ottobre 18 ottobre, 18 la Gran Fondo, ottobre a Porto Sant'Elpidio, città gara internazionale Gran Fondo di città di Porto Sant'Elpidio. Vogliamo, insomma, io invito tutti gli abruzzesi molisani a venire a fare questa Gran Fondo, due percorsi, uno medio e uno lungo, e poi valida come campionato italiano della Federazione Italiana, sia il medio e sia il lungo. Tutte le, per potersi iscrivere, potete dare un'occhiata, come sarà, sito? www.granfondocittadiportosantelpidio.it, che noi pubblicizziamo tutte settimane, quindi abbiamo anche l'indirizzo per chi vuole. Le iscrizioni sono già aperte, abbiamo già circa 200 iscritti, e sicuramente la terza edizione, ma già si sta espandendo perché abbiamo cominciato ad avere iscritti dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto. E questo fa piacere. Il circuito è la strada è completamente chiusa al traffico, il prefetto fa proprio un'ordinanza di chiusura di tutte le strade dove transitano la Gran Fondo. Perfetto, ci spostiamo, torniamo in Abruzzo a Spoltore con Dario Di Giovanni, perché voi domenica avete organizzato una gara come Digiotec, gara juniores, vinta da un corridore del team Coratti, Pier Giorgio Cardarilli. Possono partire le immagini, insomma, siete anche a livello organizzativo molto attivi. Sì, sì, non è stato facile organizzare, però con un po' di impegno si riesce a fare tutto. Non è stato facile dal punto di vista economico, anche immagino. Economico e come autorizzazione, perché abbiamo dovuto anche modificare il percorso alla fine, perché avevamo fatto un altro, inizialmente era un altro giro, poi per le autorizzazioni e roba varia, quindi abbiamo fatto un giro lungo e 5 giri più corti che salivano sempre su Spoltore. Una gara molto selettiva comunque, 160 iscritti tra cui ne sono arrivati circa una ventina alla fine. Infatti leggevo insomma, parte il caldo, che è stato... il caldo costringe al ritiro 74 ciclisti. Sì, sì, al ritiro, tra una cui gara dopo massacrante. Ogni giro una selezione molto selettiva. Per quanto riguarda voi invece, noi abbiamo messo un ragazzo tra i primi 6-7, mi sembra Michini Gianmarco, che oggi infatti stanno facendo da 3 giorni Robby, che è arrivato ottavo anche oggi su, primo degli abruzzesi, quindi un ragazzo di primo anno. Noi abbiamo tutti i ragazzi primo anno juniores, stiamo lottando perché oggi è una lotta, purtroppo cerchiamo di fare. Vedi Vincenzo, le difficoltà di questo sport, anche volenterosi organizzatori che hanno difficoltà anche a trovare le autorizzazioni per farle. Mentre lui parlava, oggi un altro problema serio qual è? Che oggi coloro che investono nello sport e si ritrovano su questo libro, dopo un mese si ritrovano l'Agenzia delle Entrate come se fossero dei delinquenti. Cioè questa, le federazioni, la Federazione Ciclistica Italiana deve prendere per quanto riguarda il suo sport, e poi questo è un problema che riguarda tutte le discipline, no? Oggi stanno ammazzando lo sport in Italia, perché se uno poco tira fuori 2000 euro vive nel terrore che si trova l'Ufficio delle Entrate dentro la propria azienda a fargli
il mazzo. Oltre a fare una sponsorizzazione, quindi fare un lavoro sociale, accontentare un gruppo sportivo, c'è il rischio anche di ritrovarsi. Sì, sì, oggi quando vai in giro per cercare sponsorizzazioni, questo è un problema molto serio. Il primo problema che ti dicono: no, questo ho eliminato perché sennò l'agenzia. Cioè, la prima cosa che eliminano è questo, cioè, qua, non c'è quindi più risorse da poter spendere sia nell'attività giovanile sia nell'attività organizzativa, e lo sport sta in Italia lo sport sta morendo, perché spesso, e mi pongo dalla parte magari di chi sta a casa profano quanto me, quindi mi metto dall'altra parte dello schermo e parlo con Dario Di Giovanni, ma insomma con tutti gli ospiti. Perché spesso c'è un po' di scetticismo, perché altrimenti uno dice: ma a chi glielo fa fare a Dario Di Giovanni a andarsi a magari a sbattere per le autorizzazioni, e poi magari se c'è da rimettere qualcosa ci rimette qualcosa e porta i ragazzi in giro a farli... Questa è la prima cosa, la passione. Alla base di tutto c'è la passione e la volontà di fare qualcosa per questi ragazzi, perché se ci cominciamo a tirare tutti indietro, io dico sempre pure agli altri, qua non si farà più niente. Però oggi è diventato un mondo difficile, purtroppo, dobbiamo fare conti con la realtà, con i fatti. Io vedo in giro il lavoro, purtroppo in giro, io ho anche un'altra azienda, il lavoro diminuisce, e quando diminuisce il lavoro tutti i giro di sponsor che c'è ti cominciano a dire: ma non si lavora, c'è tutta una catena, è tutto un indotto che poi ruota in negativo. Dario, un percorso interessantissimo quello che avete proposto, sì, domenica, sì, scorsa, soprattutto per una categoria juniores, dove veramente si inizia a vedere le qualità degli atleti, categoria appunto juniores, un percorso che era stato anche prova di campionato italiano tempo fa. Come è andata in generale la manifestazione? No, è filato tutto liscio, fortunatamente non ci sono stati problemi, tranne uno spostamento dell'orario di circa mezz'ora alla partenza, ma già programmato dalla mattina. Per il resto non sono successi incidenti, il caldo, il gran caldo, però il giro è stato bello, è stato un giro da 5, il primo giro da 52 km, tra cui la salita è stata ripetuta 7 volte, quella di Via Sangro, e l'arrivo è stato a mio avviso uno scenario bellissimo, perché si è arrivato al Belvedere di Spoltore, al centro proprio del Belvedere, è piaciuto a tutti, quindi... Un ordine d'arrivo che ha penalizzato ancora in questa... I velocisti. I velocisti, ma soprattutto gli abruzzesi, ne vediamo solo un paio nei primi, sì, dieci, sì, e da 3-4 corse che notiamo questa assenza di ciclismo abruzzese nelle prime piazze. Purtroppo, sì. È un segnale negativo oppure un momento no? Sarà un momento no. I nostri ragazzi, noi ce ne abbiamo due validi, poi due sono stati sfortunati perché sono incappati in due cadute, purtroppo è sempre un punto interrogativo. Gli altri non stanno al meglio della condizione, quindi... Però anche le altre squadre, ho visto, hanno fatto fatica tutte quante, gli abruzzesi. Anche oggi ho sentito solo la tappa su, gli abruzzesi non è che hanno fatto un grande... Sarà il momento no, speriamo che passi. Abbiamo detto vittoria per Giorgio Cardalini, e il team Corati, sì, si conferma una squadra fortissima. Sì, una squadra forte, ha gli elementi quasi tutti forti, e... È una squadra che aggredisce sempre, manda in fuga, ma ne sono parecchi, quasi tutti allo stesso livello. Pier Giorgio sono conosco... quattro atleti tra i primi 10. Sì, sì, ma quasi in tutte le manifeste, in tutte le gare. Ma a volte io in fuga, ma è una squadra molto forte. Secondo... Pier Giorgio lo conosco, un bel ragazzo, vincente anche dall'anno scorso, quindi... Insomma, corridore di razza. Secondo Antonio Di Maiolo della 0K, terzo Tiziano Lanzano, sì, dell'Unione Ciclistica Foligno Porto Sant'Elpidio, quarto Rossano Mauti del team Coratti, che aveva vinto a Favale, sì, Giordano Favale. Burocchi quinto, sesto Fabrizio Galeno, settimo Francesco Gabriele, ottavo Gianmarco Michini, sì, della vostra squadra, nono Loris Gentile, altro abruzzese ma del team Bevilacqua Sport di Pescara, decimo Jonathan Martimucci. Queste sono ancora immagini, è contento Antonio dottore? Sì, sì. È rimasto soddisfatto. Sì, sì, è andato tutto bene, fortunatamente. Perché lo si vedo fare... lì nelle immagini che dirige anche il traffico. Sì, sì. Si può fare sempre meglio comunque, dico io, ci stanno sempre le pecche dopo le critiche, ma ci saranno sempre, purtroppo quando fai qualcosa è sempre così. Però già che non ci sono stati incidenti e cadute drastiche, già...
è un, una buona notizia. Sì, ok, sì. Ci andiamo ad ascoltare i primi tre classificati. Ovvero Cardarilli, Di Maiolo e Lanzano. Li ascoltiamo. Una bella affermazione in questa gara Trofeo Città di Spoltore, un arrivo in solitaria anche se gli altri pian piano stavano recuperando terreno, troppo tardi però. Sì, io diciamo non sono uno scalatore puro, quindi l'unica soluzione era cercare di anticipare la salita. Ci ho provato, me ne sono andato con un altro ragazzo della campagna. Ai meno due giri vedevo che comunque lui era parecchio stanco, il gruppo stava rinvenendo e ho voluto provare ad andare in solitaria perché era l'unica soluzione. Se il gruppo riveniva sotto comunque potevo fare ben poco perché avevo già speso tanto, quindi ho dato tutto e è andata bene. Temperatura torrida che ha fatto la differenza? Sì, ultimamente sta facendo molto caldo, infatti domenica scorsa ho sofferto un po', mi sono dovuto ritirare alla gara perché sai il primo caldo l'ho sofferto parecchio, poi il giorno prima avevamo fatto una crono ai campionati italiani, quindi ero un po' stanco. Oggi sapevo comunque di poter fare qualcosa, sempre anticipando, ci ho provato e era più di un anno che non vincevo e ci voleva. Cioè nessuno se l'aspettava, anche perché gli ultimi 3-4 giri sono stati due, il mio compagno e quello il vincitore della gara, però pian piano il vantaggio diminuiva, ho cercato il lavoro di qualche altra squadra e poi alla fine sono stato con i primi e all'ultimo ho fatto la volata. Si vedeva comunque leggendo i volti di ognuno di voi che alcuni erano veramente allo stremo delle forze. Sì, perché comunque faceva molto caldo ed è stata una gara molto dura. Questione di centimetri, ma il posto sul podio è comunque assicurato. Sì, sì, il terzo posto dopo un mese di fermo, visto che a fine maggio ho avuto un incidente più che soddisfacente, quindi secondo terzo cambia poco visto che il vincitore è arrivato da solo e non c'era niente da fare per il primo posto. Ecco, accennava proprio il protagonista, il vincitore di questa competizione, che lui è riuscito ad anticipare gli altri, diciamo che nessuno si aspettava questo attacco dall'ultimo chilometro. Sì, sì. Sicuramente devo ringraziare la squadra perché ha fatto un gran lavoro, attaccavano tutti i giri uno alla volta e per noi non c'è stato nulla da fare. Ultimamente hanno vinto 4 gare, quindi complimenti a loro, a tutta la squadra, oltre al vincitore. Sono gli juniores i protagonisti di questo appuntamento domenicale, una delle corse più attese, la conferma si ha proprio dagli iscritti provenienti davvero da tutte le regioni del centro Italia. Sì, abbiamo gli iscritti diciamo dalla Puglia, Basilicata, Molise, Campania, Umbria, Lazio, centro-sud, diciamo siamo presenti con delle squadre. Abbiamo deciso di fare la partenza qui a Santa Teresa per una questione di logistica e poi andremo verso Cepagatti, attraverseremo parecchi comuni tipo Cappelle, Rosciano, poi per rientrare qui nel nostro circuito cittadino diciamo di Spoltore che abbracciamo tutte le frazioni, compreso poi l'arrivo su nel centro del capoluogo. L'organizzazione di questa gara è un po' il biglietto da visita di tutto il team Digiotech che ha organizzato questa manifestazione con una valenza importante perché in palio c'è anche il campionato provinciale. Sì, diciamo di sì, noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio qui con sia con Dario e Gabriele Di Giovanni, proprietari della Digiotech, ma la spalla più forte è Pasquale Parmigiani che è quello che ci sprona, quello che ci indica, quello che ci consiglia, quello che comunque poi alla fine ci fa trarre le conclusioni per cercare di fare una gara al migliore possibile. E allora queste erano le voci della giornata di Spoltore, esperienza da ripetere, Dario. Sì, si potrebbe ripetere, speriamo tutti gli auspici per ripeterlo, anche se è difficile. È difficile. E invece a livello di squadra, qui abbiamo un rappresentante, poi tra un po' con Stefano ci parliamo, a livello di squadra come vanno le cose? No, a livello di scuola vanno bene, noi abbiamo sia gli esordienti che i juniors, sì. Cioè abbiamo un gruppo di esordienti che vanno abbastanza bene quest'anno, fortunatamente hanno preso le maglie di campione regionale, poi c'è Stefano che è una futura promessa. È una futura promessa, Stefano, allora ti dipingono come il ciclista del futuro,
A parte il fatto che hai, prima notavo, la maglia del... cioè ti sei comprato la cover del cellulare dello stesso colore della divisa, vero? Sì. Ma è fatta appositamente, la vogliamo far vedere la cover, solo la cover? Cioè, ah, la cover del cellulare dello stesso colore... Anche l'orologio, vedi? Anche l'orologio! È il mio colore preferito. È fondamentale, allora... Ti ci ritrovi in questa definizione? Eh? Cioè hai delle, ritieni di avere delle grandi possibilità, delle grandi potenzialità? Sì, perché anche se ultimamente sto facendo più lavoro per altri che promettono di più, però... c'è un ragazzo molto altruista. Molto altruista. Aiuto molto. Poi Stefano arriva da un altro sport, lui era pattinatore. Sì, si è innamorato da poco tempo il nostro sport, però piano piano speriamo che possa crescere con quegli entusiasmi e sicuramente si diverterà a praticare il ciclismo. Stefano, scusami, ma come si passa dal pattinaggio al ciclismo? Cioè, come tu sei giovanissimo, non ti chiedo l'età per non... beato te, ma come a un certo punto come hai deciso? No, basta pattinaggio, vado a correre in bicicletta. No, poco tempo fa facevo tutti e due gli sport insieme, facevo sia pattinaggio e mi allenavo anche in bici, poi però vedevo sotto casa che giocavo in bici, mi divertivo, allora ho scelto di fare solo ciclismo. E oggi è una scelta che rifaresti? Sì, sì. E senti, per quanto riguarda ragazzi, voi siete tutti ragazzi, l'esperienza dello sport unita a quello della scuola, ecco, a scuola le cose vanno bene. Sì, sì, sono uscito, diciamo... C'è tuo papà che ride, perché ride? Perché è felice. Ah, perché è felice! Ah, ecco perché! È felice per i risultati. No, sono uscito con un discreto voto. Diciamolo. Sette, accidenti, un applauso. Grazie. Vai in bicicletta, esci con la media del 7, caro Fabrizio, cioè, insomma è difficile pretendere di più. Sacrifici della madre. Il microfono, il microfono. Sono tutti i sacrifici della madre che gli sta dietro, di mia moglie che gli sta dietro per farlo studiare. Ah, ok, lui tu lo segui in bicicletta. Lui le capacità ce l'ha. Sia in bicicletta che non sempre le applica, sia in bicicletta che a scuola. Secondo te dove, Stefano, devi migliorare? Beh, in salita soprattutto. Ah, in salita? Faccio un po' fatica. Cioè, okay. Rispetto a tipo, definiamo tipo scalatori che ci stanno nella nostra squadra, che vanno molto meglio in salita, soffrono di meno. E io ho un po' di fatica a starli dietro, però ce la faccio, diciamo. Tu lo sai che dovessi ripensarci il ruolo di conduttore televisivo ti starebbe bene, uguale? Dovessi ripensarci, io ti auguro di avere una brillante carriera da ciclista, però sai che davanti alle telecamere non sei niente male? Grazie. Eh? Perfetto, in bocca al lupo Stefano, in bocca al lupo. Allora, che ore sono? Mamma mia, io faccio le puntate e poi mi rendo conto a una certa ora che è un orario pazzesco. Leggiamo i prossimi appuntamenti, riprendiamo. Ah no, ci sono i messaggi, giusto. Bravo Stefano, ruba il lavoro al presentatore, forza Digiotech. Magari io se ti vedessi qui un giorno, io da casa... Magari metto sul canale 14 e vedo te che conduci, ve lo vedrei molto volentieri. Vai Stefano! Questo forse ti vorrebbe più in bici. Ai politici perché non fare gare in notturna al centro di Pescara? Ce lo facciamo un pochissimo. Chiami in causa me. Sì. Beh, le notturne si fa, cioè, bisogna solo organizzare, non penso che i politici abbiano, come dire... Però può essere un'idea? Ma guarda, in passato si correvano anche tra i giovani le notturne, no? Luciano, si facevano diverse notturne, io mi ricordo anche a Martinsicuro, c'erano a Sulmona. Ma anche in centro a Pescara. Anche a Pescara, sì, si disputavano. C'era circuito in notturna, ma io penso che adesso vai a chiedere un permesso per fare una notturna in centro di Pescara, minimo ti arrestano. ti arrestano.
Altri messaggi, ce ne sono altri? No, non ce ne sono altri, leggiamo i prossimi appuntamenti, riprendiamo dal sito della Federciclismo, 19 luglio, eccoli qua, sì sì, ci sono. Per i giovanissimi, terzo trofeo Gabriele Pancione a Montesilvano e per il fuoristrada, marathon del Parco del Gran Sasso a Castel del Monte. Ovviamente vi ricordo l'appuntamento principe di questo fine settimana, è il trofeo Matteotti, 68esima edizione. Allora, sì, ricordiamo anche l'appuntamento con gli orari, perché è importante, sì. No? Quest'anno abbiamo la novità del porto turistico, quindi la tradizionale punzonatura si effettuerà sul piazzale del porto turistico proprio per valorizzare e promuovere una parte nuova di Pescara. E poi dalle 8:30 sino alle 10:45 in colonnamento, poi attraversamento della carovana sul ponte del mare, magnifico ponte che unisce la zona sud a quella nord di Pescara, e poi ci spostiamo in piazza Duca degli Abruzzi, 11:15 via ufficiale, 13 giri, il percorso è quello classico di 50 anni, arrivo è previsto intorno alle 15:30, quindi con tanto spettacolo. Assolutamente, dunque 68esima edizione del trofeo Matteotti domenica. Allora io ringrazio e saluto tutti gli ospiti, partendo come sempre da Luciano Labbottini. Ciao Luciano. Buonasera a tutti e buon Matteotti a tutti. Buon Matteotti a tutti, buon Matteotti a Gilberto Pedrucci. Ciao Gilberto. Buon Matteotti e buon ciclismo ovviamente a Vincenzo Santoni. Io vi ringrazio, sono contento di aver trovato Gilberto, che sicuramente diventerà il presidente della regione Abruzzo. No, sicuramente no. No, noi ce lo auguriamo. Beh, avremmo sicuramente più gare ciclistiche, magari. No. Guarda, tanto è tutto, politica, è tutto registrato. No, vedrai. Perché dice questo Vincenzo? Perché Vincenzo è una mia creatura, Gilberto. Esatto. Gilberto ha collaborato nelle squadre di Vincenzo Santoni per parecchie stagioni, come ha detto stampa, conosce benissimo le qualità di Gilberto, quindi infinite. Assolutamente, speriamo di riaverti presto Vincenzo, grazie. In bocca al lupo ad Alessandro Donati. Ciao Alessandro. Previ il lupo, buonasera. Bocca al lupo per il trofeo Matteotti per la tua GM, in bocca al lupo alla Digiotech di Dario Di Giovanni. Ciao Dario. Grazie a tutti. Stefano, però adesso devi venire qua, dobbiamo fare il saluto insieme. Sì. Perché potremmo avere la prima generazione di Velò, la seconda e probabilmente la terza di Velò. Grazie anche a te Stefano. E allora noi ci vediamo, eccola qua, questa è la telecamera, è tutto per questa sera, noi ci vediamo giovedì prossimo. Innanzitutto, hai sofferto il caldo stasera? Tanto ci vediamo, perché siamo sopravvissuti, giovedì prossimo in diretta alle 21 sempre qui a Velò per la puntata numero 21. Buonanotte.